Rivolgo un saluto al Presidente del Senato, al Ministro della Giustizia, al Vicepresidente e ai componenti presenti del Consiglio Superiore, al Presidente, al Procuratore Generale della Cassazione, un saluto al Sindaco di Firenze, al Presidente e al Comitato Direttivo della Scuola, un saluto a tutti i presenti, particolarmente ai partecipanti ai corsi. Sono lieto di partecipare questa mattina all'inaugurazione dei corsi annuali della Scuola Superiore della Magistratura in questo ambiente suggestivo, luogo di storia e di cultura. Dopo un percorso di avvio lungo e non facile, che va apprezzato molto, la scuola è giunta al terzo anno di attività, come è stato ricordato. Adesso la riforma ha affidato la formazione e l'aggiornamento dei magistrati. L'importanza di questa scuola riflette quella fondamentale che la nostra Costituzione attribuisce alla magistratura. Il Presidente Onida, al quale sono legato da un rapporto personale di conoscenza e di profonda stima, ha descritto poc'anzi con precisione e vorrei dire con passione i risultati importanti realizzati in questi 3 anni. Il progetto di formazione ampio e diversificato, sia all'inizio della carriera sia permanente, alla piena operatività potrà contribuire certamente la possibilità di avere a disposizione, come poc'anzi ha auspicato il Presidente Onida, la vicina Badia Settimo, per la quale so che sta opportunamente adoperando anche l'amministrazione comunale di Scandicci. Della formazione iniziale avrò modo di parlare in altra occasione, nel prossimo incontro con i magistrati ordinari Tirocinio Generale, che ne sono i destinatari. Come hanno fatto i miei predecessori, infatti, sia Ciampi che Napolitano, il Presidente Ciampi e il Presidente Napolitano, ho in programma di incontrare i giovani magistrati alla fine del loro tirocinio. Mi preme oggi qui rilevare, riguardo alla formazione permanente, che il Comitato Direttivo ha saputo delineare corsi che testimoniano l'impegno profuso per offrire alla magistratura italiana un percorso formativo completo e moderno, per la loro ricchezza e per il coinvolgimento di altre realtà istituzionali operanti sul tema della giurisdizione. La scelta di una didattica aperta ad altre competenze e di una metodologia che favorisce il coinvolgimento dei partecipanti accomuna l'attività di questa scuola alle migliori esperienze di analoghe strutture formative europee. L'efficacia di questa esperienza viene corroborata dal dialogo continuo e dalla collaborazione intercorsi con il Consiglio Superiore della Magistratura e con il Ministero della Giustizia, ai quali per legge compete la proposta delle linee guida sulla formazione. Rilievo particolare acquisirà quest'anno la sinergia con il Consiglio con l'avvio delle attività di formazione per coloro che aspirano a ricoprire incarichi direttivi, come poc'anzi è stato rammentato. Sovrintendere un fio giudiziario di fatti richiede, oltre alle capacità professionali, competenze organizzative e attitudini relazionali. Esse devono essere promosse e sviluppate in stretto coordinamento con il Consiglio Superiore, cui è demandata la scelta dei dirigenti. La legge istitutiva ha disegnato una scuola di profilo internazionale. Si iscrivono in tale contesto le iniziative numerose volte a favorire una migliore conoscenza del diritto e della giurisprudenza europei, sempre più importanti nel nostro ordinamento, e insieme la realizzazione di una sempre più intensa cooperazione giudiziaria. Una comune cultura giuridica europea potrà sorreggere l'ambito sempre più vasto delineato dallo spazio giuridico che si sta affermando nella dimensione comunitaria. Va apprezzata l'attenzione che la scuola riserva alle riforme legislative in atto e alle strategie organizzative volte al recupero di efficienza, al recupero necessario per rispondere efficacemente al bisogno di legalità fortemente avvertito nel nostro Paese. La qualità del servizio giustizia dipende da molti fattori, ma tra essi naturalmente
riveste importanza fondamentale la preparazione professionale dei magistrati. Al magistrato si richiede una costante tensione culturale, che trova sì fondamento in studi e aggiornamenti continui, sempre più necessari nel contesto normativo e giurisprudenziale in rapido mutamento, ma si nutre anche di una profonda consapevolezza morale della terzietà della funzione giurisdizionale, basato sui principi dell'autonomia e dell'imparzialità. Una sfida tanto più impegnativa, in un contesto di crescenti attese da parte dei cittadini, sempre più esigenti, verso un servizio essenziale come la giustizia, chiamata a definire ogni giorno l'equilibrio tra diritti e doveri, applicando le regole dettate dalla legge. Il controllo di legalità, per essere giusto ed efficace, impone percorsi formativi idonei a sviluppare nei magistrati la capacità di comprendere le dinamiche in corso nel mondo in cui operano, ponendo massima attenzione agli attori in gioco. L'alto livello di preparazione professionale rappresenta la struttura portante su cui si regge l'indipendenza della magistratura. Da un lato competenza, mediante l'approfondimento e il confronto su orientamenti normativi e giurisprudenziali. Dall'altro, profonda coscienza del ruolo e dell'etica della professione. Sono i due pilastri sui quali, attraverso la formazione permanente, si regge la capacità del magistrato di svolgere il compito fondamentale affidatogli dalla Costituzione. Un compito né di protagonista assoluto del processo, né di burocratico amministratore di giustizia. Si tratta di due atteggiamenti che snaturano la fisionomia della funzione esercitata. Vale sempre il monito di Piero Calamandrei: il pericolo maggiore che in una democrazia minaccia i giudici è quello della suefazione, dell'indifferenza burocratica, dell'irresponsabilità anonima. L'ordinamento della Repubblica esige che il magistrato sappia coniugare equità e imparzialità, fornendo una risposta di giustizia tempestiva per essere efficace, assicurando effettività e qualità della giurisdizione. Un esercizio responsabile dei suoi poteri in nome del popolo vede nei percorsi formativi, come quelli proposti da questa scuola, un passaggio rilevante per raggiungere e mantenere il difficile equilibrio tra garanzia, discrezionalità del giudice, risposta al diffuso sentimento di legalità che ho richiamato poc'anzi. E con l'auspicio di buon lavoro a tutti voi, che inauguro quindi quest'anno formativo 2015.